Ragazzi, c'ho il collo che è veramente il collo di uno struzzo. Non dicevo cazzate. Quack. Si va a quacquare. Vabbè, salvataggio 0-1. Ma ha una storia questo gioco? Bene o male, sì, ce l'ha una storia. Quack. Quack. Questo è il tuo primo comando che scopri. Ah! Campane. Non ci arrivo. Ultimo è il best game ever. Ma no, non do suggerimenti. Semplicemente qualcuno si ricorda dove io tenevo la webcam. Questa cosa non l'ho mai fatta, quella del campanello. Piegati per prendere le cose da terra e premi. Ok. Ok. Ok, easy. No, ragazzi, è il best game ever. No, ragazzi, è finita. Sicuramente devo fare. Ok. Bravo. Poi sopra. Easy. Quack, quack. No, lo amo. Ah, per battere le ali. Sì. Oh, cibo. Stupido umano. Pesa. Li quacco tutti. Cose da fare. Entrare nel giardino. Bagnare il giardiniere. Ok, rubare le chiavi del giardiniere. Far sì che il giardiniere si metta il cappello. Attesa larga. Poi ti preoccupa, lo scopre qual è il cappello. Lancia il rastrello nel laghetto. Fare un picnic. Il picnic come devo fare con il cibo che avevo fatto? Però leggi bene. Portare alla coperta per il picnic sandwich, mela, zucca, carota, marmellata, termos, radio e cesta. Minchia. Allora, aspetta, questa è la zona. Ok, devo studiarmi un attimo la... Fatti la mappa del territorio. Eccolo qua, il telo del picnic. Il sandwich, esatto, stava là, dove sta? Eccolo, ridammelo, va. Buttate già il sandwich lì, bello goloso. Quacca d'obiettivi. Alla mela, alla mela. Prendo una mela e me la mangio. Ma dammi la mela. Sto già full tryhard. Dov'è il giardiniere? Oddio, ma si può saltare? Aspetta che forse... R1? Questo qua è la cosa più utile del gioco. R1 per allontanare la visuale. Okay. Ecco il signore. Pippo. Au. Dammi le chiavi! No. Alla radio, mi serve per il picnic. Eh sì. E questo ho fatto. Io devo ragionare, quindi, e fare delle cose che potrebbero infastidirlo. Esatto. Per riuscire a ottenere Oh, marmellata. Ok, figo che puoi tornare indietro. Oh no. Oh no. Ti stai inseguendo, hai rubato la marmellata. Ma corre troppo. Sta cheatando. Ma come corre? È una percezione. Ma mi rompi i coglioni. Ah, stupido. Ah, ho bagnato il giardiniere. Vabbè, ma io sono... Se poteva far così. Vabbè, tu non puoi capire. Tu mi hai lobustato la speedrun che devo fare. Ma io sono 6000 IQ, frate. Non lo sapevo. Io sono 6000 da IQ. Cioè, per chi l'ha seguito da me? Ma quando cazzo mai l'abbiamo usata questa tecnica del bagnarlo così? Facevo tutt'altro. Ciao, stupido. Ragazzi, sono 6000 IQ, c'è poco da fare. La radio mi serve. Spegnila. Non si spegne. Aggiramento alla Zano. La rompo, fidati, in acqua. Vediamo come si spegne. La rompi in acqua. T'ha pushato. T'ha gancato sotto torre. Oh, stanno arrivando le chiavi. Che non mi dica ha viste. Cancro. No. E mo lui se rivita proprio tutto. Oddio, no. Vuole pure questo. Allora devo trovare posti diversi per nascondergli la roba. Ok, non è facile. Non è facile come pensavamo, raga. Allora aspetta, far sì che il giardiniere si metta il cappello, che io non ho neanche visto in realtà. Non mi dici che pari più la marmellata, mo? Eh? Lui ti prenderà sempre tutto. È un fio della mignotta. Sto gioco è bellissimo, raga. Più che altro è per perde tempo così. Mi mettete lì col pisellino appoggiato sul pad e ve la tagliate. Ma vi assicuro, poi dopo si evolve in modi che non vi aspettate. È veramente, veramente bello, cioè. Veramente, veramente molto bello. Molto bello. Ho capito come fargli mettere il cappello. Devo attivare la carta trappola. Ma marmellata, stupido. Appoggio qua. Dov'è il cappello? Oh. Dove sta? Dove sta il cappello? C'ha in testa? No. Dove sta? Cazzo. Ho visto. Ma sei cieco? Dov'è? Ma guarda lo schermo. Ragazzi, ma voi lo vedete, sì, cioè. Do cazzo sta? Oh!
È un cappello! Quello tondo appeso alla porta! Perché non è una luna per indicare la zona, la zona notte, quella? Vabbè, tu hai fatto un bel viaggio, te lo ammetto. Hai fatto veramente... Ci stava? Un bel viaggio! Ah, dimmi se non sembra una luna che indica la zona notte. Io non l'ho mai pensato a questa cosa, proprio non venuto in mente, però... Ok. E come glielo fai mettere? La domanda prima è come lo prendi. Ma... Tipo Shrek, esatto. Parkour! Scusa, scusa. Quack, quack. Quack! Ma si caga sotto! Sì! Quack! Ma... No, ha dato un calcio? Quack! Ma carota! Cosa ha qua? Carota ce l'abbiamo, zucca! Queste le pesano. Ok, un quack qua... Marmellata termostradio! Quelle sono le cose un po' più difficili da prelevare. La carotina, mo. Bugs Bunny. Bugs Bunny alla riscossa. Attento. Come visto? La carotina? Ma ce n'ha 8. Gli hai rubato la nona. Non mi dici che sta andata a ripiare la carota? Certo. Sta andata a ripiare la carota. Ah, no, 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 no. Vabbè. Ti preoccupa. L'ha persa. L'ha persa. Corri, corri, corri. È vero, la marmellata l'ho nascosta io. È vero. Porca puttana, sono pazzo davvero, ragazzi. Mo, l'ultima cosa, se lasciamo il cappelletto. Che altro, perché devo capire ancora. Che ho preso? Eccola. Bravo. Annaffia, annaffia, stupido. E l'ultima cosa che mi manca, che è il cancro. La radio. La radio è veramente un problema, ragazzi. Taradatarada. Taradatarada. Mutala, mutala. È così che si deve fare. Lo perdi prima di vista, poi la muti. Bravo. Nice. Ok, ok, ok. Ora levo tutte le carote. Io devo capire, secondo me sto tubo c'ha qualcosa effettivamente a che fare. Io lo usavo per bagnare il signore. Ah, tu lo usavi per bagnare il signore, allora. E inizialmente lo usa per aprire la porta. Ci leviamo il parkour in questo modo, però non è il modo per fare parkour. Cioè, non è il modo per fargli mettere il cappello. Far sì che il giardiniere si dia il martello sul pollice. Questo qua è l'obiettivo bonus. Beh, gli faccio quack quando sta dalla martellata. Se caga sotto e se lo dà sul pollice. Ci siamo quasi, eh. Sembra tipo Mr. Bean. Bravo. Guarda. Ma hai aperto la nuova zona. Sì, ma quel cappello mo io devo far mettere. Fai il cappello. Chiedo suggerimento. L2. Mollalo. Mollalo. Aspetta. Avvicinati. Però devi scappare, sennò se lo rimette. No, gli sto facendo la... Mazza, che brutti capelli. Ah! A me non aveva funzionato. E se lo va a mettere, diretto. A me non aveva funzionato. E certo, ha senso, ha senso, ha senso. Cioè, vedi, per dire, tu hai fatto un botto di roba diversa da me. Ci metti anche di meno. Questa cosa ci metti di meno, secondo me. È possibile, però comunque c'è un botto di cose diverse, per dire che il gioco si può fare comunque in modi diversi. Certo. Te prego pure il martello, stupido, ciao. Andiamo a Danocchio, va. Bellissima la colonna sonora. Bellissima, eh. Ma mi sa che questo? Forse per la colonna sonora ha vinto i Game Award. Davvero? C'ho un dubbio. Ha paura. Stupido. Stupido. No, 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 scherzavo, scherzavo. C'è la signora con la scopa. Cose da fare. Rompere la scopa. Chiudere il ragazzo nella cabina. Far sì che il ragazzo si metta gli occhiali sbagliati, far sì che qualcuno ricompri le sue cose, andare in televisione, fare la spesa, mettere nella cesta del... nella cesta spazzolino, carta igienica, spazzola, cibo in scatola, detergente, frutta e verdura. Sì, vabbè, ma la signora Aubameyang, cioè... Signora! Fanculo, va. Tacci tua. Ah, bruttissima. Oh, carta igienica. Mi serve. No. Vabbè, vada a San Francesco Totti. Rompere la scopa. Mi spazza. Pusha, devi pushare. Gigi Buffon. Ganka. Che fa? Mi scappa da solo. Chiudere il ragazzo nella cabina. Dove sta il ragazzo? Giochiamo a pallone, vai.
palla dentro la cabina. Tocca giocare a FIFA pure se non gioca a FIFA. Ok. Quello quando la cerca. Mi campero un attimo qua. Arriverà. Il punto non era usare la palla, era spaventarlo e lui si sarebbe chiuso in automatico là dentro. Io ci sono andato troppo. La palla era la palla era il bait. Approfitta, il signore, guarda il signore. Non mangiare. Corri. Devo finire in televisione. Interruttore. Lo sta. Plaitata. Ma manco tu si è visto. Però vabbè, c'è la telecamera. Zano Quacca, se sei tu fai suga suga. Allora, devo far sì che lui si metta gli occhiali sbagliati. Ma questa è una cesta? La cesta matta questa. Vabbè, se la apriamo la portiamo di là. Ok, sta spazzata, ferma, devi piegare il cibo in scatola. Sneaky sneaky, sneaky sneaky. Nice. Ok, cibo in scatola preso. Spazzola, detergente, frutta, verdura. Ah, sneaky sneaky, quack quack. Mamma mia ragazzi, sono il god. Ah, lo spazzolino pure manca. Lo spazzolino dov'è? Non l'ho visto. Mamma mia. Ce l'avevi proprio gratis. Che è Q. Easy. Abbiamo fatto la spesa. Due obiettivi c'hai. Rileggili, apri sto cazzo di cosa. Allora, il ragazzo si deve mettere gli occhiali sbagliati. Quindi capisci che qual è l'oggetto di tutto ciò? Occhiale. Perfetto. Quell'obiettivo tratta di occhiali. Amen. Ha fatto il suo. Ok, ok. Hai una seconda informazione. Sì. Sai che questo ipotetico aeroplanino serve a una cosa. Se una cosa finisce in questa zona diventa automaticamente sua e in vendita. Non lo so. Tentar non nuoce. Vabbè, dai, fra, ma che cazzo ordi? Ma la vera domanda, mo, è... Ma gli occhiali? Bravo, mamma mia, è vero. Il genio. 100 persone l'avranno scritto da 100 anni. Il genio, Odo. Zanotacci. Il genio. Obiettivo 1 su 2 fatto. Sì. Non so cosa devo fare. Che devi fare? Vado nel negozio, frego un paio di occhiali, gli metto davanti alla faccia e si mette. Oh. Vedi che li sta a cercare. Quelli rosa gli hai scelto. Sono i primi che c'avevo davanti. Sì, ma è tipo ciecato il bambino. Stuck. Eds. Nuovo obiettivo. Ma non ho ancora fatto sì che lui si compri l'aeroplano. Tempo al tempo quello. Ok, chiudere la negoziante nel garage, che è questo qua accanto. Come fa però a comprarsi l'aeroplanino se la chiudo dentro? Stavo testando. Potrei mettere qualsiasi cosa. In realtà tanto alla fine vuole recuperare tutto quello che gli freghi, cioè. Anche il pezzo della scopa. Sì, cioè per dire. Anche il pezzo della scopa, è vero. R1. Questa cosa non l'ho mai vista. Me ne sono reso conto dopo. Ok. Io ci ho messo il coso davanti. Sembrava una trappola davvero. Tanto poi dovrò andare lì. Esatto, è sbloccato la terza zona. Però devo fare l'ultima cosa. Eh sì. Il fattore potrebbe essere mandarlo lì. Oh, mo io ho levato tutto, io ho levato. Cioè non c'è tipo più niente, ragazzi. Non si sa che sta a fa. Sta a cercare occhiali a palla all'aeroplano. Poverino, l'hai disorientato. Non ci ha capito tipo un cazzo, non ci ha capito. È così confuso da colpirsi da solo. Segno via aeroplano. Guarda l'aeroplano. L'ha visto.
We did it! Sto contrattando con il fazzone! Mamma! Non con te! Te sei pazzo? Ok, adesso arrivi a quella che secondo me è la miglior mappa del gioco. Allora, qui si può aprire. Ma secondo me ho sbagliato strada. La shortcut! Ancora qui sta... Ha lasciato... Riportagli le chiavi, poverino. Questo l'ho lasciato qui, ragazzi, che stava qui a pensare. Ok, qua... Cose da fare. Far sì che qualcuno rompa il vaso decorato. Aiutare la donna a vestire il busto. Far sì che l'uomo sputi il tè. Indossare un fiocco. Far sì che l'uomo rimanga scalzo. Fare il bucato. Reggiseno. E le calze, una pantofola e una saponetta che abbiamo vista prima. Ha già appesa sta roba. Quello sta bevendo il tè. Bevi quel dannato tè. Oppelala! È troppo veloce. O è il modo sbagliato? Fai altro, prova a fare altro. Fatti prima un giro per la mappa, così vedi tutte le cose. Chiocco? No, era uno shortcut. Come lo indosso? No! Tu potevi usare le chiavi? Hai delle mani? No. No. Tu puoi mettere il fiocco? No. Hai delle mani? No. Quindi... Come cazzo me lo metto? Forse qualcuno. Io ridà, moglie. Non è la moglie, si odiano. Scusate, ma se provo a fare... That's a problem, bro. That's a problem, bro. No, non c'ho il fiocchetto. Dammi il fiocchetto. Non mi importa niente se piangi. Ah, che bello. Ah, adesso ho visto che cosa devo fare. Hai capito? Sì. Dai, ribe, non prende il giornale, dai, non lo so. Bravo. Devo aiutarla a vestire questo schifo. Ah, gli si potrebbe rubare quel goloso cappello al tizio. Va bene. Si apre solo da una parte. Non c'è problema. Aspetta. Olè. IQ numero quanta? 7000. Guarda come. No, vabbè, sì, ragazzi. Guarda, è bellissimo. Ma guarda il collo della papera. Quello è il tuo collo. Questo solo, guarda come scruta. Oh, secondo me è pure la pipa e l'occhiale, Secondo me l'occhiale pure va bene. Nice. Oh, la pipa gliela fa a metterla in bocca, la pipa, quello. Ci possiamo provare? Ci proviamo. Che fai? Gliela fa? Gliela metti la pipetta? Non c'ho manca la bocca, dove la metti? Ah, perfetto, era tutta la roba sua. Far sì che l'uomo rimanga scalzo e far sì che qualcuno rompa il vaso decorato. Poi il bucato lo faccio dopo. E l'altro è levabile. Ha levato il fiocchetto. Agente papera. Agente papera è misto. Però più stealth l'agente papera, no, deve andare. Mi vede comunque. Vedi? Aggiramento. Attendi che lui si distragga. Dai, mi ha preso il dannato giornale. dannazione. Vabbè, abbiamo completato l'obiettivo. Vabbè, non ci interessa. E come lo rompi, però? Io lo freghi. Glielo dai, che glielo ritira, perché lui gli tira la roba che noi gli freghiamo e lo rompe. Mo, approfitta di questa enorme distrazione per completare l'ultimo obiettivo. Qual è? Il bucato. Reggiseno, calze, pantofola, saponetta. Vai, vai. Allora, intanto mettiamo in sicurezza il reggiseno. Ha cominciato a mettere il divieto di papere. Sì. Una volta. Hai visto la ciabatta, eh? Pia, va.
Devo soltanto capire dove fare. Vedi che sono stato 2000 IQ io a... a tenermi le ciabatte, eh? Guarda, guarda, guarda come si guardano ora. Si guardano malissimo. Troppi messaggi. Parti che qualcuno poti la rosa da competizione. Allora, io ho notato che lì ci sono dei forbicioni. Basta, è tu, ragazzo. Vabbè, in tutto questo ok, eh. Io sono ancora perplesso da questo luogo. Accetta le papere adesso, lei. Gli è piaciuta la mossa? Quack.